Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo Wetaietina Day. Da appena sveglia, la prima cosa che voglio fare è ovviamente quella di andarmi a fare un caffè e quindi inizio sempre le mie giornate con un buon caffè caldo. Me lo gusto sempre nella pace del mattino, in mezzo al cinguettio degli uccelli. È un momento di puro godimento per me, questo orario. È uno dei momenti più piacevoli della giornata. Non voglio assolutamente rinunciare a questa routine che adoro mantenere e portare avanti. È un momento in cui appunto mi dedico quei 10, 15, 20 minuti con il caffè in mano, me lo gusto lentamente. Questa mattina per colazione fragole fresche e yogurt. Io mangerò questo yogurt che ho fatto in casa. In alto a destra nelle schede vi metterò il link a un video dove vi mostro com'è che realizzo lo yogurt fatto in casa. È veramente facilissimo. Terminata la mia colazione, ovviamente devo fiondarmi nelle faccende e nei doveri. Però fortunatamente arriva il momento pausa e ovviamente il momento dello spuntino. Sceglierò come spuntino una spremuta di arance, adoro farla, soprattutto quando le arance sono quelle belle, succose e dolcissime. Stacco dai libri e in un battibaleno è divenuta già l'ora di pranzo. Per pranzo quel giorno ho deciso di fare dei frutti di mare con gli spaghetti. Io farò degli spaghetti integrali mentre a mio padre e al fidanzato ho deciso di fare dei paccheri. Ovviamente faccio separatamente anche del pomodoro da aggiungere ai frutti di mare ormai aperti. Decido di farlo in rosso questa volta, il sughetto, e metterò su una pentola a bollire dove butterò i paccheri per il fidanzato e mio padre. In una pentola a parte verserò dell'acqua che sta andando già in ebollizione per buttarci dentro i miei spaghetti integrali. Dopo un po' di tempo il sughetto è pronto, ci verso dentro del peperoncino macinato e ovviamente comporrò il mio piatto. Questo è il mio pranzo, che devo dire la verità era davvero succulento. Adoro fare frutti di mare, ma mi sa che già l'ho detto. Termino il piatto con del prezzemolo fresco, perché sì, lo aggiungo anche al piccolo soffritto che faccio, ma anche fresco perché dà un sapore e un profumo pazzesco a tutto il piatto. Vicino a questo bel piattino mangerò anche dei carciofi, sì, questi sono dei carciofi arrostiti che mio padre ha acquistato. Pomeriggio, studio e ovviamente un altro momento spuntino. Sono andata per un frullato di banana e fragole. Ed è già l'ora della cena, ovviamente, e quindi facciamo un bel preparato di verdure tutte quante belle saltate in padella e adesso vi mostrerò com'è che faccio. Tagliuzzo le verdure grossolanamente, in questo caso sono peperoni. Vado successivamente anche a tagliare una cipollona perché a me piace il sapore della cipolla, ma
soprattutto arrostita, e con i peperoni ci azzecca, che è una bellezza. Verso dell'olio extravergine di oliva in una padellona, giusto saranno 2 cucchiai, insomma ci stanno. Sto anche diminuendo l'olio nei condimenti, ma questo è un dettaglio. Ok, verso tutte le verdure, che in questo caso appunto sono i peperoni e cipolle, e le faccio appunto abbrustolire per bene. Le giro, rigiro, fino a che non raggiungono la cottura desiderata. Quel giorno ho deciso di darci dentro con le verdure, quindi qui mi vedete tagliuzzare degli asparagi, che sono, ecco, la verdura di stagione proprio, e li metto a bollire. Ovviamente li sciacquo sempre in dell'abbondante acqua fredda e poi dritti in pentola a bollire. A cottura quasi ultimata dei peperoni vado ad aggiungerci dell'origano, questo l'origano appunto essiccato e dà un profumo pazzesco anche questo. Abbondo di odori perché adoro incredibilmente tutte queste erbette, perché danno un sapore in più senza che ci giriamo intorno a tutto quanto, quindi faccio un misto di prezzemolo e basilico profumatissimo. Nella stessa padella in cui ho cotto ovviamente i peperoni e le cipolle arrostite, ci vado ad aggiungere del petto di pollo, qualche pezzettino, e lo sfumo con dell'aceto balsamico, e poi ci aggiungo anche qui dell'origano triturato in questo modo. Vado anche con un po' di pepe perché ci sta benissimo su del pollo, e poi giro tutto quanto e lascio per l'appunto abbrustolire tutti i pezzettini di pollo. Tagliuzzo della mela da aggiungere all'insalatona che ho precedentemente lavato. La condisco con un filino di olio extravergine di oliva e ci metto qualche goccino anche di aceto di vino bianco. Termino la mia insalatona ovviamente con i petti di pollo sopraggiunti, i peperoni e ormai i già cotti asparagi. La mia giornata tipo si compone più o meno così di questi menù, e in effetti a me piace tantissimo abbondare di verdure, e come vedete in questo caso questa giornata è stata veramente ricca di verdure. Nulla, quindi questo è quanto, spero che questo video vi abbia dato qualche piccolo spunto, io vi aspetto ad un prossimo video, un bacione!